Per canale atrioventricolare intendiamo una serie di anomalie dello sviluppo del cuore che interessano il setto ventricolare, il setto atriale e il piano valvolare atrioventricolare. Da un punto di vista embriologico, il difetto deriva da un'alterazione dello sviluppo embrionario relativo alla fusione dei cuscinetti endocardici, per cui vi è una persistenza del primitivo canale atrioventricolare. Poiché sotto il nome di canale atrioventricolare vengono comprese una serie ampia di anomalie dell'anatomia delle valvole atrioventricolari, è necessario individuare la classificazione che più si addice alla diagnosi prenatale. Infatti, nei lavori della letteratura possiamo imbatterci in più di una diversa, in più di una classificazione. Quella che allo stesso tempo, a nostro giudizio, è semplice e completa, e che inoltre tiene conto anche del differente approccio chirurgico, è quella che ci divide le varie forme di canale atrioventricolare in canale atrioventricolare completo, canale parziale e canale intermedio. Ognuno di questi ha le sue caratteristiche. Per canale atrioventricolare completo dobbiamo riscontrare un difetto interatriale tipo ostium primum, un difetto interventricolare nella parte alta del setto e la presenza di una valvola atrioventricolare unica a 5 lembi. Il canale atrioventricolare parziale, invece, è caratterizzato sempre da un difetto interatriale tipo ostium primum, da un piano valvolare atrioventricolare in cui la parte destra e la sinistra sono solo parzialmente separate e generalmente non riscontriamo il difetto interventricolare. Esistono delle lievi anomalie nel contesto delle valvole atrioventricolari, più spesso c'è un cleft del lembo anteriore della mitrale, meno frequentemente del lembo della tricuspide. Nei canali atrioventricolari parziali possiamo riscontrare frequentemente la persistenza della vena cava superiore di sinistra. Il canale atrioventricolare intermedio è molto simile al canale atrioventricolare completo. Riscontriamo cioè un difetto interatriale tipo ostium primum. Vi è un certo grado di separazione nel contesto del piano valvolare atrioventricolare, quindi avremo una discreta separazione fra il piano mitralico e quello tricuspidale, e si riscontrano, sebbene emodinamicamente non significativi, uno o più difetti del setto interventricolare in inlet. Per semplicità, molti autori distinguono una forma completa di canale atrioventricolare in cui esiste un piano valvolare unico atrioventricolare con un difetto atrioventricolare da un canale di tipo incompleto in cui vi è un certo grado di separazione tra la mitrale e la tricuspide e manca il DIV. Tali forme di canale incompleto rientrano quei casi in cui l'unico difetto riscontrabile a carico di una o di entrambe le valvole atrioventricolari è rappresentato da una fissurazione del lembo anteriore. Abbiamo già detto, più frequentemente coinvolge la mitrale, meno frequentemente coinvolge la tricuspide. In questo schema osserviamo i vari quadri di separazione dei piani valvolari atrioventricolari,
andando da una forma normale che vediamo lì in alto, con regolare separazione e regolare morfologia dei lembi valvolari aortici e mitralici, ad un canale atrioventricolare parziale in cui vi è separazione dei piani valvolari atrioventricolari destra e sinistra, ma vi è una fissurazione della valvola mitralica, ad un canale atrioventricolare intermedio in cui si è persa la separazione dei piani valvolari atrioventricolari, alla forma più severa che vediamo lì in basso, che è invece caratteristica del canale atrioventricolare completo e con i 5 lembi valvolari. Il canale atrioventricolare rappresenta una delle cardiopatie congenite più frequenti, raggiungendo circa il 15% di tutte le cardiopatie fetali. Tra le varie forme di canale, quello completo è quello più frequentemente riscontrabile, rappresentando circa il 60% di tutti i canali atrioventricolari. Dal punto di vista della diagnosi ecografica, le forme complete di canale atrioventricolare, che abbiamo detto rappresentare le forme più comuni, vengono generalmente riconosciute nella sezione 4 camere apicale e 4 camere trasversa. I segni ecografici caratteristici dell'anomalia sono rappresentati dal difetto del setto interatriale tipo ostium primum, quindi un difetto del setto primo, un difetto di tipo interventricolare che interessa la porzione muscolare del setto, parte quindi muscolare e superiore, e la presenza di un unico piano valvolare atrioventricolare. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, da un punto di vista ecografico, non è più riscontrabile quel lieve fisiologico sfalsamento dei piani valvolari con i lembi tricuspidali posti lievemente più in posizione più apicale rispetto alla mitrale, ma riscontreremo un unico piano posto allo stesso livello tra i lembi mitralici e i lembi tricuspidali. Tale aspetto, quindi questa mancanza di sfalsamento, presente nel canale atrioventricolare completo, è meno evidente nelle forme di canali parziali o intermedi. Uno degli aspetti che spesso pone inizialmente il sospetto di canale atrioventricolare è una lieve anomalia nella posizione del cuore nel torace. Infatti, spessissimo nei canali atrioventricolari riscontriamo una mesocardia, quindi la punta del cuore, l'asse del cuore posto centralmente, o addirittura la posizione dell'asse cardiaco verso destra, quindi una destrocardia. Lungo l'asse di sinistra, nella posizione quindi della sezione di sinistra, è possibile evidenziare il difetto. Questo aspetto è tanto più evidente se la anomalia del difetto interventricolare coinvolge anche la porzione di setto anteriore, cioè dell'outlet. Spesso, associata alle anomalie che abbiamo appena elencato, da un punto di vista ecografico è riscontrabile una bradicardia fetale per la presenza di un blocco atrioventricolare. Tale elemento, lo valuteremo di qui a poco, rappresenta un elemento prognostico importante in quanto la presenza di una bradicardia determinata da un blocco atrioventricolare può determinare uno scompenso cardiaco fino a forme severe
e quindi allo sviluppo di un idrope non immune. Qui sono soltanto alcuni esempi di feti affetti da canale atrioventricolare. In questa immagine non è possibile osservare il septum primum. Tale anomalia è ancora meglio evidenziata in questa seconda immagine, dove si vede la porzione più basale del setto interventricolare, ma non è possibile evidenziare il setto primo. Ancora, in questa proiezione quattro camere apicale, si vede come i lembi delle valvole atrioventricolari siano posti allo stesso livello e non riscontriamo la posizione lievemente più apicale della tricuspide rispetto alla mitrale. Ancora, in questa ultima immagine che vi presento, l'aspetto appena evidenziato risulta ancora più facilmente osservabile con tricuspide e mitrale poste sullo stesso piano. Oltre all'immagine in B-Mode, è possibile approfondire l'esame ecografico mediante l'utilizzo del color Doppler. Il colore ci meglio evidenzia il flusso sanguigno attraverso la valvola atrioventricolare unica e che si separa soltanto nella porzione residua del setto ventricolare, cioè quella non più interessata dal difetto. Altra possibilità di diagnosi con il color Doppler è quella di un rigurgito per una insufficienza della valvola atrioventricolare comune. Mediante l'utilizzo del colore, oltre ad evidenziare l'insufficienza, possiamo anche eventualmente calcolarne e studiarne la gravità. Se si tratta cioè di una insufficienza valvolare presente durante tutta la fase sistolica, avremo maggiori possibilità che si possa verificare uno scompenso cardiaco e quindi la possibilità di un'idrope non immune. Inoltre, mediante l'utilizzo del color, soprattutto in quei casi frequenti purtroppo in cui vi è un ampio difetto interventricolare, è possibile evidenziare il flusso di sangue che passa attraverso il difetto. Le anomalie nel canale atrioventricolare sono molto frequenti. Distinguiamo altre anomalie cardiache, anomalie extracardiache e associazione con cromosomopatie. Per quanto riguarda le altre anomalie cardiache associate, ricordiamo tutte le forme di isomerismo, il blocco di cui abbiamo già parlato, il ventricolo destro a doppia uscita, la tetralogia di Fallot, la stenosi della polmonare e la coartazione aortica. In particolare, segnaliamo l'associazione del canale atrioventricolare con la tetralogia di Fallot nei feti affetti da trisomia 21, del canale con il ventricolo destro a doppia uscita nella sindrome asplenica, del canale, questo è molto caratteristico, con il blocco atrioventricolare completo nella sindrome polisplenica e le forme di canale atrioventricolare completa in cui vi sia mesocardia o addirittura destrocardia. Per quanto riguarda invece le anomalie extracardiache, ricordiamo le frequenti associazioni del canale atrioventricolare con le atresie intestinali, in primis l'atresia esofagea o duodenale, l'omfalocele, l'ernia diaframmatica, le anomalie dell'apparato urinario come agenesia renale o idronefrosi, le anomalie del sistema nervoso centrale come la olo-prosencefalia o la idrocefalia. La possibilità di una cromosomopatia associata a un canale è molto elevata.
raggiungendo circa il 50% dei feti affetti da canale atrioventricolare. Di questi, in gran parte, si tratta di feti affetti da sindrome di Down, circa il 60%, 25% hanno invece una trisomia 21. E recentemente è stata evidenziata l'associazione di trisomia 21 e cardiopatie tanto più frequentemente quando l'età materna era avanzata. Quanto riguarda il management ostetrico, consiste nello studio ovviamente del cariotipo fetale, di un'attenta ecocardiografia per scongiurare un'eventuale cardiopatia associata e valutare l'eventuale presenza di insufficienza valvolare, un monitoraggio mensile per valutare gli effetti emodinamici della cardiopatia, soprattutto in quei casi in cui vi sia un'aritmia. Spesso la modalità del parto, in caso di canale atrioventricolare, non viene modificata. La prognosi, come già accennato, dipende sostanzialmente dalla possibile associazione della patologia in oggetto con cromosomopatie, con anomalie sia cardiache che extracardiache, da una grave insufficienza ventricolare della valvola che può, come già accennato, determinare uno scompenso cardiaco e conseguentemente fino ad arrivare all'idropenoninmune.